del suocero. Amen, gloria a Dio. Alleluia, se ci alziamo in piedi, leggiamo un solo versetto nella parola di Dio e permettiamo al Signore ora di parlare al nostro cuore. Amen. Leggeremo dal Salmo 37 solo il versetto 24. Possiamo leggerlo insieme, se verrà pure proiettato. Il versetto 24 del Salmo 37 testualmente dice: al Signore diamo l'onore e la gloria per la sua autorevole parola. Amen. Siamo certi e sicuri che solo da questo versetto il Signore avrà qualcosa da dire a ciascuno di noi. Quindi vogliamo disporre il nostro cuore a ricevere la parola di Dio. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Lo voglio rileggere, dopodiché vorrei chiedere alla regia se è possibile leggere questo versetto della versione Diodati o Nuova Diodati. Allora, prima lo rileggiamo, solo un versetto che dice: se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Possiamo rileggere, si riesce, dalla Nuova Diodati, questa è la nuova versione nuova riveduta. Se lo troviamo, se no lo leggo dai miei appunti. Possibile? Allora lo leggo dai miei appunti e dice proprio così la Nuova Diodati: se cade non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. E lo rileggo anche da questa versione che dice: se cade non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo ancora in questo giorno e siamo pronti a ricevere la tua autorevole parola. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo per come tu continui a parlare al nostro cuore, alla nostra vita. E in questo momento, Signore, io mi affido a te pregando e chiedendo che tu possa ispirarmi e che la parola che uscirà dalla mia bocca verrà prima soffiata da te direttamente nel mio cuore e nella mia mente. Pertanto guidami, ispirami, parla al nostro cuore e fa che possa essere una parola di direzione, una parola di incoraggiamento, una parola profetica, una parola che possa stimolare il nostro cuore, la nostra fede e pure il nostro cammino e la nostra crescita. Signore, grazie, perché la nostra vita è tua, tu sei il padrone della nostra vita, il padrone delle nostre anime. E ti ringraziamo perché, poiché sei il padrone, hai il diritto di dire e di fare tutto quello che vuoi. E ti ringraziamo e noi ci affidiamo a te nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Gesù. Il titolo della predicazione di questa mattina è che Dio ci vuole rialzare. Ma per parlare prima di rialzi, dobbiamo parlare delle nostre cadute. E stamattina voglio parlare di cadute. Si cade. Fisiologicamente, quando si cade? Si cade quando si comincia a camminare. Io ho iniziato a camminare tardi, avevo 10-12 mesi e mia mamma si preoccupava, mia moglie non c'era ancora a suo tempo, si preoccupava. Parlando col pediatra, dice: ma mio figlio non vuole camminare. E mia madre mi raccontava che il medico gli diceva: non si preoccupi, anzi stia tranquilla, perché il problema è che quando poi comincerà a camminare si lamenterà perché cammina. Perché quando poi cammina, cammina. Ci sono tutti guai. E proprio quello è il problema. Si comincia a camminare a 8-10 mesi, indicativamente. I nostri figli, mi ricordo che hanno iniziato anche loro, c'era Andrea che gattonava, camminava a quattro zampe, no? Attaccato proprio per terra e camminava. E si comincia a camminare. Quando poi
si inizia a camminare, a fare i primi passi, c'è sempre l'incertezza, no? Dei nostri figli quando vedono che camminano, sembra che deambulano, no? Quindi sembra che sono proprio attaccati qua e là. Poi crescendo, più si prende poi consapevolezza, sicurezza, si comincia a camminare sicuri e si comincia a camminare magari pure a testa alta. E i problemi nascono lì, perché quando poi cominciano a camminare, io mi ricordo che ero abbastanza terribile, almeno mi raccontavano, e quando ho iniziato a camminare ho cominciato a fare danni. C'è la mia madre che diceva a mio padre: fermalo! E uno dice: ma prima volevi che camminava e adesso si deve fermare, perché quando poi camminiamo, facciamo, disfiamo, poi diventiamo grandi e camminiamo a testa alta, perdiamo le incertezze, però poi lì possiamo fare altri tipi di cadute. E questa mattina io voglio parlare delle nostre cadute. La Bibbia dice che il giusto cade, ma di che tipo di cadute? Poi ci sono altre cadute che noi possiamo fare, oltre alle cadute pure anche quelle naturali. Mia moglie stamattina è caduta, si è alzata, a un certo punto ho sentito un tuffo, sono uscito io, è arrivata Jessica, Tesi, tutti quanti, c'era mia moglie sulle scale che era caduta, era scivolata, si cade. Però poi da sola dice: a un certo punto lasciatemi, mi alzo da sola. Si cade e si rialza. A volte ci sono delle cadute che noi facciamo dove riusciamo ad alzarci da soli, abbiamo la forza di cadere. Siete mai inciampati? Vi è mai capitato di cadere? L'altro giorno ho fatto una caduta, ho detto: ma che sono i 55 anni qua? Non l'ho capito. Inciampi mentre cammini, ti inciampi, ti metti e cadi. E poi quando uno cade che cosa fa? Rimane per terra. D'istinto cosa ti viene? Ti viene quella cosa e dice: no, mi devo rialzare, non posso rimanere a terra. A volte però ci sono delle situazioni mentre tu cadi, vuoi rialzarti ma non ce la fai. E hai bisogno di qualcuno che comunque ti aiuta a rialzarsi. Si cade. Anche nella vita spirituale noi facciamo l'esperienza della nuova nascita, siamo nati di nuovo, facciamo il nostro percorso, portiamo avanti il nostro cammino, ma quando iniziamo poi a camminare è lì che subentrano poi magari i guai, perché lì potremmo avere delle cadute e queste cadute non le abbiamo o non potremmo viverle solamente agli inizi, dopo la nuova nascita, ma anche nel corso del nostro cammino possiamo avere le nostre cadute. Ci sono tanti tipi di cadute che noi possiamo fare esperienze o vivere o fare esperienze della caduta. Possiamo cadere nel momento dello scoraggiamento, è una caduta. E lì, grazie a Dio, perché c'è l'aiuto da parte del Signore, che il Signore ci rialza anche lì. C'è la caduta nel peccato, si può cadere anche nel peccato, si cade nelle nostre debolezze, grazie alla debolezza, si cade magari in un momento di sconforto, si cade nei pensieri. La Bibbia dice che noi pecchiamo in parole, opere e pensieri. E sono delle forme di cadute pure quelle, però cadiamo, quindi noi cadiamo. E qual è il modo, in che modo noi ci possiamo rialzare? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che siamo caduti. Se tu non ti trovi per terra e non cadi, non potrai mai riconoscere di aver bisogno di essere rialzato. E quindi è importante riconoscere il fatto che abbiamo avuto una caduta. Ed è naturale, nessuno si deve scoraggiare, può capitare. Dice la Bibbia che il giusto, coloro che sono giustati, giustificati, cadono. Io e voi possiamo cadere. Quando qualcuno si presenta e mi dice: ah no, io non cado mai, o non mi succede mai niente a me, lì è l'inizio della fine di qualcuno. La Bibbia dice: chi pensa di stare in piedi e di non cadere mai, e di non avere mai bisogno di... stia attento proprio lui a non cadere. E quindi è necessario ed è importante
il riconoscere che anche per quanto possiamo essere super spirituali, permettetemi, possiamo avere qualche caduta. Anche le persone che ritengono di essere spirituali, possiamo cadere in un pensiero, in un giudizio, nel giudicare, nel fare. Anche noi possiamo cadere senza volerlo. Mia moglie stamattina è caduta, ma non se l'è cercata, è scivolata. Uno scivolone lo possiamo avere tutti quanti. Possiamo avere una scivolata nella debolezza, possiamo avere una scivolata magari nel peccare in un pensiero. Di solito quando noi pensiamo o parliamo di peccato, diciamo sempre che il peccato quando è compiuto produce la morte. Però quando viene concepito attraverso le concupiscenze o i desideri, anche quello è peccato. È l'anticamera. Quando poi è prodotto, ogni peccato comunque produce la conseguenza. Ma anche il solo pensiero, il solo tante volte desiderare cose che non sono buone o non sono comunque consoni in armonia alla parola di Dio, anche quello è peccato. Ora voglio dire a proposito del peccato che il peccato è peccato. Lo ribadisco. Il peccato è peccato. Le conseguenze sono diverse. Ma quando si produce il peccato produce sempre una conseguenza. Non c'è il peccato a fin di bene, non c'è il peccato colorato, rosso, bianco, rosso, nero. Il peccato è peccato. Ci può stare, ma allora se noi dovessimo peccare, qual è la condizione? Allora la Bibbia dice, era l'Apostolo Giovanni, che chi è nato da noi, da Dio, non è che non pecca più, ma non persiste nel peccato. Quindi noi riconosciamo che ci può stare una caduta, noi riconosciamo che ci può stare un peccato, e non sto giustificando il peccato e non sto incoraggiando a peccare, tanto poi c'è la grazia di Dio, ma ci può stare anche involontariamente una caduta. Ma è diabolico perseverare. I figli di Dio non persistono nel peccato. Il peccato più grosso è il persistere. Il peccato più grosso è non riconoscere la caduta. A volte si cade e magari è capitato, e mi è capitato anche di incoraggiare qualcuno che si è trovato magari in una caduta, non sto parlando per forza di caduta di adulterio, fornicazione, di cadute. Magari si cade, il bambino cosa fa? Cade e si rialza. Io mi ricordo che quando i nostri figli cadevano, che erano piccolini, mia madre che era ancora in vita diceva: lascialo stare, che impara così a camminare, si rialza da solo. Si fanno esperienze, ci rialziamo. Anche le cadute a volte servono o ci servono per rafforzare le nostre ossa spirituali, e comunque ci aiutano anche e impariamo a rialzarci. Ma ci sono dei momenti nella vita o delle cadute specifiche che magari passiamo e viviamo, ripeto, non sono cadute legate per forza al peccato, ma ogni forma di caduta, che non sempre riusciamo a rialzarci da soli. Tu cerchi in qualche maniera di alzarti, ma ti gira la testa, non hai la forza di camminare e di poterti rialzare da una caduta. E lì, grazie a Dio, perché interviene il Signore. Mi piace il versetto precedente, non l'ho letto perché non fa parte del testo della predicazione, ma il versetto 23 dello stesso Salmo dice che i passi dell'onesto sono guidati dal Signore. La versione Diodati dice: quando gradisce le sue vie. Poi se cade. Quindi i passi dell'onesto, i passi del giusto, i passi di coloro che sono guidati dal Signore, a volte noi siamo guidati dal Signore, ci facciamo pure guidare dal Signore, ma ci può stare che se cade. Possono cadere i credenti? Rispondetemi per piacere, convincetemi. Tutti possiamo cadere,
Tutti siamo esposti a caduta o a cadute. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Quando gradisce le sue vie, Dio ci guida quando siamo graditi a Lui, da Lui. Dio non guida quello che non è gradito a Lui. Ma nel momento in cui siamo comunque graditi a Dio, la Bibbia dice se cade, quindi ci può stare una caduta, ci può stare che cadiamo, ci può stare che viviamo un momento di scoraggiamento, ci può stare che cadiamo in un momento di debolezza, ci può stare un momento di una parentesi che si apre, ma grazie a Dio il Signore la chiude pure. Se cade, dice la Scrittura, non è atterrato. E il primo punto che voglio trattare è proprio che se noi cadiamo e non ce la facciamo ad alzarci da solo, Dio ci vuole rialzare. Mi incoraggia sapere che Dio è sempre pronto ad intervenire. Anche quando sono debole, l'Apostolo Paolo diceva, quando sono debole è lì che allora mi sento forte e lo posso dire, perché è lì che imparo a dipendere dalla potenza di Dio. Dio mi rialza. Il titolo di questa mattina della predicazione è che Dio ci vuole rialzare. Però Dio rialza chi si fa rialzare. È buono e importante riconoscere che Dio ci rialza, ma è importante altresì che noi dobbiamo riconoscere che Dio ci può rialzare, che noi abbiamo bisogno di essere rialzati dal Signore. Forse magari qualcuno tra di noi in questo momento storico della nostra vita è caduto magari nello sconforto, è caduto nell'apatia, è caduto magari o è caduta nell'indifferenza. Il Signore, se tu lo credi, ti vuole rialzare. Se cade, Dio ci rialza. Dico, Signore, rialzaci, rialza coloro che sono caduti. È bello sapere che Dio ci vuole rialzare. È bello sentire da parte del Signore che ci dice alzati e cammina. Vi ricordate quei quattro uomini che portarono il paralitico, che non poteva camminare da solo? Scoperchiarono il tetto e si avvicinarono a Gesù. Gesù poi parla, prega per questo uomo, per questo paralitico, e dopo aver pregato per lui, il paralitico chi è? Qualcuno che è bloccato, perché poi non ci vuole per forza la caduta. Tante volte noi possiamo essere paralizzati attraverso la paura, siamo bloccati, non riusciamo a fare un passo avanti e nemmeno uno indietro, rimaniamo fermi, stabili, magari c'è qualcuno che si è fermato, è fermo, quando ad un certo punto Gesù interviene nella vita di quest'uomo, che cosa gli dice al paralitico? Alzati e cammina, prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. Che non vuol dire solamente cambiare posizione da come siamo, ma che oltre a cambiare posizione io mi devo alzare e devo cominciare o ricominciare a camminare. Il Signore ci vuole rialzare. Forse magari siamo fermi, non riusciamo a camminare né indietro nemmeno in avanti, e gloria a Dio per gli incoraggiamenti e per le esortazioni costanti e continui che troviamo nella Scrittura da parte del Signore, che ci dice è il tempo che tu ti devi rialzare, alzati. Il Signore dice oggi alla Chiesa alzati, il Signore oggi ci dice rialzaci. Forse siamo caduti nello sconforto, nell'apatia, non ci interessa più nulla, magari siamo diventati i credenti normali, naturali, rasentando forse la religiosità. Il Signore ci dice a noi in questa mattina che dobbiamo cambiare posizione e che dobbiamo fare qualcosa di più. Se cade, in quel se cade, all'interno di quel se cade, non ci mettiamo solo la caduta fisica o solo la caduta nel peccato. E grazie a Dio, perché quando noi pecchiamo e riconosciamo il nostro peccato e chiediamo perdono al Signore, il Signore ci perdona e ci rialza. Gloria a Dio! Se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, Seconda Cronaca 7,14 dice, sul quale ho invocato il mio nome, si pente, si ravvede, si converte, abbandona il peccato,
ritorna sulle sue vie. Io guarirò, prega, io guarirò il mio paese. Il Signore ci vuole portare guarigione. Il Signore ci vuole rialzare. Se cade e non ce la fai a rialzarti da solo, Dio ti vuole rialzare. Fratello, sorella, che sei qui in questa mattina, se forse non riesci a rialzarti, forse magari sei abbattuto o abbattuta, c'è qualcosa che ti ha abbattuto, ti ha sconfortato, questa mattina Dio ti dice: io ti voglio rialzare. Il Signore ti dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Gloria a Dio. Secondo aspetto, se cade non è però abbattuto. Mi piace quell'altro versetto, non è atterrato. Non sei atterrato, non sei messo raso terra. Perché? Perché il Signore lo sostiene. Che bello contare sul sostegno del Signore. E mentre ieri ero in aereo, in dormiveglia, mi veniva in mente un'immagine legata al sostegno di qualcuno che è in ospedale, che oggi in ospedale quando ti operano, il giorno dopo ti fanno scendere subito dal letto. Arriva l'infermiere, arriva il medico e ti dice: si alzi, si alzi. Tu con i punti, senza punti, col gesso, senza gesso, ti devi alzare, perché ti dicono non le fa bene stare sempre a letto. E quindi subito, appena operato, non solo ti buttano fuori dall'ospedale, ma ti fanno alzare pure dal letto. Però come ti aiutano ad alzarti? Perché magari tu sei stato appena operato e non riesci ad alzarti. Allora c'è l'infermiere o l'infermiera, cosa fa? O il familiare ti aiuta e comincia a farti sedere a mezzo letto. Il sostegno da parte di qualcuno che ti aiuta a scendere dal letto. Poi piano piano ti fanno sedere al mezzo letto e se non ce la fai ancora a camminare, l'infermiere o l'infermiera ti prendono sotto braccio o un familiare che ti viene a trovare e piano piano ti aiutano a fare qualche passo, ti aiutano a camminare. Mi pare che l'idea di Davide, quando dice che il Signore ti sostiene, è proprio questa. Perché magari noi non riusciamo ad alzarci proprio da soli, ecco che viene il Signore, ci sostiene perché ci aiuta a camminare facendo in modo che non cadi più, che non fai un'altra caduta. E se non ce la fai a camminare da solo, puoi contare sul sostegno del Signore che ti tiene in piedi, gloria a Dio! Se cade, non è atterrato perché siamo sostenuti dal Signore. Gloria a Dio! Siamo sostenuti dal Signore. Lui ci sostiene in maniera potente, ci prende per la mano, poi lo vedremo. C'è il sostegno del Signore. A volte siamo abbattuti, siamo scoraggiati, non sappiamo a chi rivolgerci. Siamo magari, non dico atterrati, ma quasi quasi atterrati e abbattuti, grazie a Dio, perché quando siamo abbattuti, quando siamo scoraggiati, quando siamo forse caduti, magari sei pure caduto nello sconforto o in qualche caduta che non ti permette più di alzare gli occhi al cielo perché non hai più la forza o ti spaventi da parte di Dio, magari è stata pure una caduta di peccato, grazie a Dio, perché nel momento in cui noi riconosciamo il nostro stato, nel momento in cui riconosciamo come ci sentiamo, gloria a Dio, perché possiamo contare ancora oggi sul sostegno di Dio. Grazie a Dio per tutto il sostegno. Ci sono state delle cadute anche nella mia vita, non di peccato, gloria a Dio. Attenzione, non che non pecco, ma di peccati non come grossi, però ci sono stati dei momenti, perché tutti possiamo cadere, tutti possiamo avere un momento un pochettino così. Io diffido da chi si presenta e mi dice: io sono talmente forte, a me non capita mai. Gloria a Dio, speriamo, dico io. Mamma mia, e chi è Gesù? Gesù ha avuto tutto tranne che peccare. Quindi noi dobbiamo riconoscere quando che siamo deboli e la nostra natura è quello che è.
E quando ci sentiamo troppo forti, e di tutti, e di coloro che si presentano davanti a me e mi dicono io sono forte spirituale, mi sarrizzano le carni, dicono in Sicilia. La pelle d'oca mi viene, mamma mia, mi fanno paura, perché quelli che pensavano di prendere il mondo in mano e pensando di essere i super spirituali sono stati proprio quelli che sono caduti e hanno fatto una caduta terribile. Noi abbiamo bisogno di riconoscere la nostra debolezza, che siamo polvere, che la nostra natura è quella che è e che ogni giorno abbiamo bisogno di essere rialzati da Dio e che io e voi abbiamo bisogno di contare sul sostegno di Dio. Perché da soli noi non ci possiamo sostenere. Da solo noi non abbiamo le capacità. Noi oggi siamo forti e domani siamo sconfortati. Oggi noi siamo sulle stelle e domani siamo sulle stalle. Se ti affidi al sostegno degli uomini, delle persone, oggi ci sono e domani non ci sono più, anzi, magari te li trovi pure contro, ti giudicano pure. Noi vogliamo contare sul sostegno che viene dall'alto. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Dio è colui che ci sostiene. Mi piace, potete rimettere il versetto per piacere. Se cade non è però atterrato. Che bello sapere che il Signore non permetterà che siamo provati al di là delle nostre forze. Il giusto, stiamo parlando, i passi del giusto sono guidati dal Signore. Possiamo riavere il versetto per piacere? Devo pagare qualcosa? Non lo so. Se cade non è però abbattuto. Se cade non è però abbattuto. Lui non permetterà che siamo atterrati. Non permetterà che siamo provati o saremo provati oltre le nostre forze. Ma con la tentazione, dice la Scrittura, ce ne darà una via d'uscita, perché il Signore lo sostiene. Il giusto, gli onesti, coloro che si fanno guidare dal Signore, ci può stare la caduta, ma non è abbattuto e atterrato. Lo so che mi sto ripetendo, ma fa bene a me mentre lo dico, e penso che come fa bene a me, fa bene a tutti quanti noi, perché il Signore lo sostiene come? Lo sostiene come? Prendendolo per mano. Mi piace pensare alle mani di Gesù. Le mani di Gesù. Prendendolo per mano. Quella mano che ancora oggi è pronta a toccare la nostra vita. Quella mano che è pronta ancora a sollevarci e a tenerci per mano. Nella Scrittura e nei Salmi in particolare si parla della mano destra di Dio. La destra è segno di autorità. Dio con la sua autorità ci sostiene. Dio con la sua potenza ci sostiene. La mano di Dio è una mano potente. La mano di Dio, il braccio dell'Eterno, dice la Scrittura che non si è raccorciato. Lui ancora oggi ci prende per mano e non ci lascia. Mi è capitato, leggendo tra i miei appunti in questi giorni, una testimonianza raccontata dal pastore Jim Simbala della Brooklyn Tabernacle a New York, una delle più grandi chiese all'interno anche degli istituti penitenziari. E lui raccontava di una ragazza che prima andava nelle discoteche e in quella discoteca era in chiesa, incredente, e faceva avanti e indietro. Ad un certo punto, andando in una discoteca, conosce un uomo. E quest'uomo gli fa, era senza lavoro, lei l'ha messa in contatto con un'azienda che lavorava all'interno delle Torri Gemelle.
In quel giorno, l'11 famoso settembre di quell'anno, quando crollarono le torri gemelle, lei si trovava proprio all'interno di una delle due torri che sono state falciate. Ad un certo punto lei stava cercando di scappare, ma comunque è finita sotto le macerie. E mentre si trovava sotto quelle macerie, non era ancora deceduta, e mentre si trovava in vita, il suo pensiero è andato a Dio, dicendo: Dio, se tu mi liberi da queste macerie, ti prometto che se ne esco viva, io ti servirò per tutta l'eternità. E ad un certo punto ha avuto la forza all'interno di quelle macerie di far venire fuori la sua mano e di cominciare a muovere la mano. In quel mentre stava passando un pompiere, vede questa mano che si agita e questo pompiere prende la sua mano e dice a questa donna: non ti lascio fino a quando non vieni fuori da questa situazione. Quella donna fu liberata dalle macerie, è stata intervistata alla CNN e ha dato la sua testimonianza dicendo: ho gridato all'Eterno e l'Eterno mi ha soccorso nel momento più difficile della mia vita. Ha tirato fuori quella mano e le parole di quel pompiere, che poi è sparito, dice che non si ricorda più, non ha più un viso. Grazie a Dio, perché il Signore accampa gli angeli, i suoi angeli intorno a noi. Dio manda i suoi sudditi, i suoi angeli in soccorso a ciascuno di noi. E ringrazia, facciamo un applauso al Signore Gesù. Quando volo in aereo, e ultimamente sto volando spesso fino a ieri sera, la mia preghiera è: il Signore accampa un esercito di angeli sull'ala destra e un altro esercito sull'ala sinistra. E poi guida pure il capitano. Ieri sera ci siamo preoccupati. Mentre stavamo andando indietro, di solito il capitano dell'aereo ti dice: sono il tizio, e poi comincia a dire. Il capitano di ieri sera ha cominciato a parlare, sembrava ubriaco. È lì che abbiamo iniziato a pregare. Dico: se questo qua con una voce... mamma mia, c'era Sara, c'eravamo tutti noi. E lì ci siamo preoccupati, sembrava fatto sto capitano qua. Ho detto: Signore, speriamo che arriviamo e domani mattina vado in chiesa e lo racconto. Testimonio, gloria a Dio, che siamo stati salvati, voglio dire... Gloria a Dio, perché il Signore accampa i suoi angeli. È meglio essere nelle mani del Signore che nelle mani di un uomo. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ci prende per la mano. Che bella la figura di quella donna che tira fuori la mano e ad un certo punto viene aggrappata e quel pompiere gli dice: non ti lascerò la mano fino a quando non verrai fuori da queste macerie. Grazie a Dio, perché il Signore ci prende per mano e non ci la lascia la mano, non ci lascia la mano fino a quando non usciamo da determinate situazioni. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Il Signore come ci sostiene? Ci prende per mano, ce la afferra e non ce la lascia. Gloria a Dio! È una mano che la mano di Dio non ci lascia e non ci abbandona. Nemia mi piace quando si trovò di fronte alle macerie, di fronte a quell'ardua impresa. Dove si girava c'erano macerie, c'era da lavorare e da ricostruire, le mura erano tutte diroccate, c'erano solo macerie, però aveva una consapevolezza. Nemia diceva: la mano benefica del mio Dio è sopra di me. Gloria a Dio, la mano di Dio. Signore, stendi la tua mano potente. Stendi la tua mano potente sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, prendici per mano. Gloria a Dio, i passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo prende per la mano. Dio ci sostiene. Allora Dio ci vuole rialzare. Dio ci sostiene e Dio ci prende per mano. Il tema del messaggio di questa mattina è proprio questo. Dio ti vuole rialzare. Io non so come tu ti senti, io so come mi sento io, stanco.
e ho bisogno di essere rialzato fisicamente, ma spiritualmente dico gloria a Dio. Gloria a Dio, perché sento la potenza di Dio dentro me. Come Geremia diceva, c'è un fuoco dentro di me che non riesco a contenere. Gloria a Dio! Io non so come ti senti tu, forse sei abbattuto, abbattuta, nel corso di qualche caduta, non riesci a rialzarti da solo, confida nel Signore. Confida nel Signore. Mi piace l'affermazione, concludo, di qualcuno che ha detto che se dividiamo la Bibbia in due ci troviamo 594 capitoli da una parte e 594 capitoli dall'altra. Se andiamo al centro della Bibbia, nel Salmo 108 c'è un versetto che dice è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio confidare nel Signore che confidare nel Signore. E termino con questo, confidiamo nel Signore. Sei caduto, sei caduta, confida nel Signore. Tira fuori la tua mano, fatti aggrappare, fatti prendere dal Signore, perché il Signore ti vuole rialzare. Il Signore ti vuole sostenere. Il Signore ti vuole prendere per mano. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Gesù. Dio ci vuole rialzare attraverso il suo sostegno, il suo amore e attraverso la sua mano. Dio ci ama, Dio ci ama. Ripeto, non so come tu ti senti questa mattina, forse magari stanco, abbattuto, atterrato, non è finito tutto. Non è tutto finito. Il Signore dice a qualcuno stamattina, in particolare, non gettare la spugna. Amen. Non gettare la spugna. E mentre lo dico, mi sento ispirato da parte dello Spirito Santo. E lo sento proprio verso qualcuno, come se fosse un rema. Il Signore ti dice, non gettare la spugna. Non devi gettare la spugna. Non pensare che sia tutto finito. Non pensare che non c'è più niente da fare. Forse magari sei caduto e quando noi cadiamo arrivano le vocine, arriva il diavolo, l'accusatore dei fratelli e ti comincia a dire hai visto? Adesso per te non c'è più nulla da fare. E di male ti fa sentire peggio. Ti accusa mettendo pensieri nella tua mente al punto tale che tenta di atterrare. Ma ricordati che se dovessimo cadere, anche se dovessimo trovarci nel mezzo di una caduta, il Signore ci sostiene. Però non è abbattuto, però non è atterrato. Mi piace, quel però cambia il senso del messaggio. Tu cadi, però non è finito. Tu cadi, ma non è tutto finito. Quindi ribadisco, qualcuno forse sta pensando di gettare la spugna. Tu stai pensando che non c'è più niente da fare, forse ti stai arrendendo ed è buono che ti arrendi a Dio. Però non sarai abbattuto o atterrato, non è la fine, perché il Signore ti sostiene prendendoti per la sua mano. Mettiamoci nelle mani di Dio. Come quei 5 pani e 2 pesci furono messi nelle mani di Dio, il Signore ancora oggi è pronto a moltiplicare il nostro poco. Quello che noi abbiamo, mettiamolo nelle mani di Dio. Il resto lo fa Lui. Noi non possiamo fare quello che non siamo in grado di fare. Lo deve fare Dio. Permettiamolo. Permettiamogli a Dio di operare nella nostra vita. Alleluia. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per la mano. Sono qui con te, tu vieni.
perché Cristo ha donato il suo sangue. Te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo in me. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, l'unico. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Dite Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. Dite Dio, io trovo la forza. Io vincerò comunque, se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò. Alleluia, Signore, in questo momento, Signore, noi in accordo alla Tua parola, ricevuta ancora in questo giorno, Signore, io prego per quanti ci troviamo qui in questa sala e abbiamo ricevuto la Tua parola. Signore, prego per quanti forse sono caduti nello sconforto, nello scoraggiamento, magari nel fare qualche passo indietro. Signore, io prego per quanti stanno cercando di rialzarsi e non ce la fanno da soli. Signore, io prego in accordo alla Tua parola. Se cadiamo non saremo abbattuti e atterrati, perché Tu ci sostieni. Pertanto vieni in soccorso nel nome di Gesù verso tutti coloro che magari hanno avuto una caduta e che non riescono a sollevarsi, o che magari pensano di gettare la spugna, pensano di lasciare tutto e di mollare tutto. Signore, nel nome di Gesù, provvedi il Tuo sostegno, il Tuo incoraggiamento. Signore, stendi la Tua mano potente, tocca, Signore, il cuore, la mente
di coloro che sono abbattuti e scoraggiati. Rialza, Signore, coloro che sono sconfortati, nel nome di Gesù. Grazie, Signore, perché Tu ci vuoi rialzare. Grazie, Signore, perché Tu, Signore, rialzi coloro che sono curvi. Grazie, Signore, perché con Te possiamo camminare a testa alta. Grazie, Signore, perché Tu ci sollevi e ci risollevi. Signore, porta sollievo. Signore, rialza lo scoraggiato, l'afflitto, il depresso, coloro che sono sconfortati, coloro che hanno avuto in qualche modo qualche caduta. Signore, rialza nel nome di Gesù. Dio, rialza, Signore. Noi Te lo chiediamo umilmente. Ci sottomettiamo a Te e Ti ringraziamo perché riconosciamo la Tua potenza. Riconosciamo a Te il volere e l'operare. Riconosciamo che Tu puoi tutto, Signore. E tutto quello che a noi appare impossibile, Tu lo trasformi in possibile. Grazie, Signore, perché Tu cambi le situazioni e anche le circostanze. Grazie perché Tu cambi il cuore. Signore, grazie perché Tu cambi pure la mente. E grazie per i Tuoi pensieri, Signore, che metti nella Tua mente. Grazie per la Tua parola. Grazie per come ancora Tu parli al nostro cuore. Aiutaci, Signore, a riconoscere la Tua voce, ma non solo, a rimanere sensibili alla Tua voce, Signore, ad essere ubbidienti alla Tua voce, ad ascoltare la Tua voce, Signore, mettendo in pratica la Tua parola. E noi rendiamo a Te tutto l'onore e la gloria e il ringraziamento, perché la Tua parola non cade mai a vuoto, ma torna indietro a Te solo nel momento in cui avrà compiuto il motivo per la quale Tu l'hai inviata e l'hai mandata. Grazie, Signore, manda ad effetto la Tua parola. Spirito Santo, tocca i nostri cuori. Aiutaci, Signore, ad assorbire la Tua parola nel nostro cuore. Grazie, Padre, e grazie allo Spirito Santo per l'opera costante e continua. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Il popolo di Dio di solito dice amen. Amen. Concludiamo con un canto. Oh,
Qualora ci fossero delle mura, il Signore li vuole abbattere, vuole distruggere ogni fortezza e ha la capacità, il potere e la potenza di poterlo fare. E la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore eterno ed incondizionato del nostro Dio, nonché Padre Celeste, la comunione costante e continua con lo Spirito Santo, restino con tutti noi da ora e sempre. Amen. Dio ci benedica.